Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi notevole ritardo, 10.06 del 9 dicembre. Ma perché da stamattina non si capisce niente, vedete, sentite ancora, boom, boom, din, 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 non si capisce niente. Tutti quanti a scrivere stamattina, tutti quanti a chiedere, tutti quanti come dire, a contribuire, insomma. Una marea di cose mi sono trovato stamattina alle 6:30, vostre 10:30 italiano, con messaggi inviati alle 7 del mattino, vostre 8 del mattino in WhatsApp. Italia, e vai, WhatsApp ancora. Ora fermo tutto e pensiamo un po' a noi, perché stamattina questo video è interessante, importante, dovrebbe essere importante. Vabbè, il weekend è passato, il challenge va avanti, ha perso la regina. Dici, ma perché ridi? Ma che ti fa piacere? No, non mi fa piacere, Mary, non mi fa piacere. Mi fa piacere per te perché devi, sai, non devi adagiarti. Quindi mo, sta botta dal primo al terzo posto ti deve stimolare e voglio vedere come ti organizzerai il gioco da domani, da martedì fino a domenica, per riconquistare il trono, che è quello che meriti, perché al di là di tutto sei bravo, come ho già detto nel canale. Quindi abbiamo perso la regina, abbiamo ultimo, che i controsensi della vita, ultimo che è il primo, come diceva qualcuno alcuni anni fa, dice gli ultimi saranno i primi, e quindi ultimo si è messo in prima posizione, seguito da Giuseppe, mi pare, se ricordo bene. Vabbè, insomma, il challenge avanti. Bene, 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 bene. E il challenge, insomma, si sta creando come una, si sta gestendo e sta andando avanti, ma forse anche dovuto a me, insomma, non lo so, come una buona palestra di betting spensierato. Spensierato, che invece non dovrebbe essere. Qualcuno, insomma, lo sta snobbando un pochettino, gente, sa, all'interno del torneo, c'è qualcuno che dice, sa, sì, vabbè, ma è un gioco, è una cosa, snobbandolo, insomma, io non è che gioco così, io faccio altre cose, qua mi diverto, vabbè. Mettiamola così, però io penso che, insomma, il betting, o per gioco, o per denaro, o per sfida, o per torneo, insomma, non vada mai, non deve mai essere sottovalutato. Anzi, e succede un po' come a tennis. Io quando giocavo a tennis da ragazzo, ho fatto i tornei, insomma, poi ho dovuto appendere la racchetta al chiodo perché mio padre, buon'anima, non volle che io proseguissi, però stavo, insomma, andando avanti bene, facevo Coppa Italia, insomma, tornei, quant'altro. Però che cosa succedeva? Che a volte nel circolo tennis, insomma, c'erano dei clienti che chiedevano di voler giocare con te, di voler palleggiare con te, insomma, dici io ti pago, sai, poi ero studente all'epoca, io ti pago, così ti guadagni qualcosa, palleggiamo, perché da solo non posso giocare, anche se c'erano i muri, il muro da palleggiamento, non so se ve lo ricordate, se qualcuno di voi ha fatto tennis, c'era il muro oppure la macchinetta lanciapalle, però loro volevano ovviamente il palleggiatore e mi chiamavano, dice, sai, e dice no, perché un maestro di tennis mi insegnò, dice, Enzo, guarda, e quando giochi con uno scarso poi finisci con perdere la mano, quindi lascia stare. Tu fatti la tua carriera, vai avanti, fatti i tuoi tornei, lascia stare, allenati solo con chi sa giocare, chi è più forte di te, e mai con chi è più debole di te. Cioè, nel senso di dire, in qualunque caso, insomma, quando si fa qualcosa con interesse, passione, o motivato da un obiettivo, che sia una vincita di un torneo, che sia un qualcosa, non bisogna mai lasciarsi andare, perché poi si viene. Si cambia la mentalità, si cambiano i colpi, si cambiano. Quindi snobbare non è mai bene. E quindi, insomma, sto challenge sta andando abbastanza bene per quanto mi riguarda. Insomma,
anche dopo una settimana sono riuscito, anche per quanto riguarda il mio lavoro, a organizzare bene il file. E ora il file è molto più veloce, quindi riesco a fare le cose con molta più facilità. Ok, chiuso, challenge, ciao. Però il challenge e alcuni video precedenti a questo hanno dato spunto ad alcuni boavidiani di cominciare effettivamente a studiare. Però volevo farvi vedere prima una cosa, perché io ne sono orgoglioso, no? Ma questo è sempre grazie a voi, ovviamente. Che stamattina apro le mail, su cose pubblicitarie, su cose che non mi fanno piacere, ma che volete da me, mi fanno piacere. Mi è arrivata 6 mail da YouTube. Io non sono un blogger, non sono un YouTuber, non sono quelli che ha 6 milioni, 20 milioni, 30 milioni di seguaci. Però, insomma, a me quando mi arriva sta cosa da YouTube, dicendo, insomma, buona vita, il tuo 2019 in breve, il tuo 2000, in breve è strabiliante, cioè, in parole proprio è strabiliante, il tuo 2019 fa restare a bocca aperta proprio qui in New Release, proprio come qui in New Release. Hai caricato 161 video e hai fatto crescere il tuo canale con 567 nuovi iscritti. 567 certificati da YouTube, non comprati dalle società di marketing online. 567 nuovi iscritti guadagnati, guadagnati uno a uno. Ok, poi dice 1584 mi piace, 54 video piaciuti, sito Pacbal, 111.000 visualizzazioni, 12.429 ore di visualizzazioni. I fan non riescono a smettere di guardare i tuoi contenuti. Qui siete malati. Voi avete bisogno della boavitina. Voi siete malati. Non smettono di guardare i tuoi contenuti. Lo sapevo fino YouTube. Nuovo obiettivo, batte il tuo record stesso nel 2020. Vabbè, quindi fa piacere, insomma, sai, ricevere queste cose. E quindi, vabbè, insomma, al di là di YouTube e quant'altro, insomma, il challenge e quant'altro, i video stanno creando sta nuova mentalità in parecchi boavidiani, di cominciare a studiare effettivamente le quote, perché scioccati per quello che mi scrivete dalle mie, dice, ma tu come fai a aprire sto palinsesto? Guarda il palinsesto, dice, questo l'Ajax perde, o Benevento fa 5 gol, dice, ma come fai, come fa? Ma non è che come faccio, l'ho detto già in altri video, non mi voglio esaltare, non voglio fare pagliacci, non voglio fare distaccendo, non voglio fare buffone, però insomma ve lo faccio vedere come faccio, no? E faccio anche le mie analisi, faccio i miei commenti, faccio le mie disquisizioni sulle quote, e quindi insomma, da quello poi percepisco che tutto questo ci arriverete, ci arriverete. Molti state aspettando Planet Studio, pensando che Planet Studio, insomma, poi vi possa portare a questo. Sicuramente, ma è uno strumento, Planet Studio. È uno strumento che vi può aiutare ad arrivare a questo obiettivo, ma non è quello che vi darà tutte le risposte. Planet Studio sarà solo uno strumento, e lo sto facendo quanto più ampio possibile nelle sue ricerche, nei suoi pronostici che importa, cioè nei suoi dati che importerà. Addirittura sul mio Planet Studio importavo solo la tabella principale. In Planet Studio gli sto facendo importare 6 tabelle dai palinsesti Planet, proprio per analizzare i primi tempi, i parziali finali, anche in modo tale da poter fare delle statistiche e delle ricerche di studio anche su queste quote e degli incroci. Vabbè, quindi Planet Studio, ripeto, non è la soluzione, ma è lo strumento. Quello che ci vuole sempre passione, prima di tutto, molta passione, tempo, molto tempo. Che cosa? Bravo, pazienza, pazienza, tempo e pazienza. E tempo e quindi ovviamente anche lo studio approfondito, cioè, ma voglio dirvi una cosa, in molti studiate prima le partite, ed è giusto, insomma, si apre il palinsesto, si guarda, si studiano le partite, si interpretano le partite per capire quale sarà il pronostico, così come facciamo nelle analisi. Però sapete che c'è anche una post-analisi, sia quando i pronostici
preventivati nella preanalisi si sono verificati e vanno visti, vanno rivisti. Dice, allora io qua avevo pensato che Benevento era 5-0, Benevento ha fatto 5-0, andiamo di nuovo a vedere le quote. Ok, la consiglia è diventato 5, non 4-0 perché questa quota o questo risultato esatto 5-0 era quotato così, è diventato 3-0 e non 5-0 perché la quota del 3-0, 5-0, 4-0 era quotata così, quindi si va anche a vedere il post-analisi e si va anche a fare la post-analisi del palinsesto chiuso proprio guardando le quote, come erano distribuite, come erano fatte, quali sono stati, quindi non è più il preventivare, ma è effettivamente lo studiare, cioè vedere in questa partita si è verificato 2-1, andiamo a vedere perché si è verificato 2-1. Allora, la quota del segno 1 era così, l'X era così, 2 era così, l'under over e tutto il resto appresso. E si fanno delle considerazioni. E si arriva a delle determinazioni. Quindi, insomma, in virtù di quello che è stato detto nei video precedenti, osserviamo il palinsesto, il video. Alcuni boavidiani si sono subito catapultati. E questo mi fa piacere. Poi a proposito di YouTube e di quant'altro, ogni giorno mi stanno arrivando. Che le dici YouTube, tu sei stato seguito e sei stato. Sì, ma il fatto è che non sono solo seguito dai boavidiani o da futuri boavidiani, ma anche da coloro che i famosi colleghi, no? I colleghi. I guru, i professori, che so che mi piace quando parlano dei professori e dei guru. Ma sono loro che danno modo di parlare. Allora mi ha scritto l'amico Michele l'altro giorno, dicendo, sai, su Tizio e Caio si è messo a fare il torneo, pure cose incredibili, ma come si mette a fare il torneo pure lui? Hai fatto tu il torneo, ma tutto quando a fare i tornei. Mi scrive qualcun altro, mi pare stamattina, mi dice guarda qua, mi manda. Dice, ma tutti quanti a parlare di quote. Ma tutti quanti a parlare di quote. Quindi praticamente tutti sti guru e professori e venditori, sai, mo tolgono da mezzo le statistiche, gol vinti, gol fatti in casa, gol fatti fuori casa, che punti classifica, la forma, IRC, ORC, ARC, URC. Parliamo di quote. Lasciamo stare tutte queste cazzate. Ma tutto quanto boom sulle quote. Quindi facciamo scuola, poi vediamo. Facciamo scuola. Scuola di marketing. Scuola di betting. Scuola di sviluppo betting. E tutti a ruota di indietro. Via, tutti indietro. Sul carrozzone, quando avrei nato, vi ricordate? Il carrozzone va avanti da sé. Ah, venite, venite, venite alla mia tavola tutti quanti. Copiate, vendete. A proposito, l'amico là, un pappone, continua a vendere, continua a mandare mail. Voglio dire, come la mettono un quinto, l'amico pappone. Vabbè, e quindi dicevamo, insomma, da questi video, ecco, insomma, i boavidiani si sono subito attivati e stanno andando e stanno facendo delle belle ricette. Poi c'è qualcuno ieri a chiusura del gruppo, ho letto alcuni commenti di studio fatti dall'amico, mi pare Simone, se ricordo bene. Un po' azzardati, Simone, vai piano a dare certe certezze, perché quello che hai individuato non è proprio così. Ci sei vicino, ma non è proprio così. Prima di dare delle certezze, solo perché i 10, 15 pronostici hanno dato, oh cazzo, ho scoperto la panacea, insomma, o la pappacea, no, piano, se hai analizzato 15 pronostici e 14 sono risultati vincenti in virtù dei tuoi parametri o della cosa che hai individuato, non credere che quello sia poi un fatto stabilito, insomma, un fatto fissato, non è sempre così. Poi vedrai che all'improvviso per due o tre palinsesti, boom, boom, tutte quelle certezze diventano incertezze.
Quindi piano, piano, piano col dare informazioni delle quali non abbiamo o per le quali non abbiamo un supporto di dati abbastanza ampio. Perché poi nella determinazione da un supporto ampio di studio, va bene, poi verrà fuori sempre comunque lo strike performante di quella individuazione. Quindi sarà poi che nell'80% dei casi, quando succede, quando le quote sono messe in quel modo, danno un determinato pronostico, ma l'80, 85, 88, 90%, ma c'è sempre quel 10%, c'è sempre quel 5%, che se c'è vuol dire che si verifica e non è detto che si è formato lì, cioè quel 5% viene sempre alimentato, per cui ogni 30 partiti, se può darsi qualcuno, pum, alimenta il 5% e ti fa cadere tutto. Ok? Dove sta? Dice, allora che significa? Dove sta? Sta che quando individui, perché è facile individuare il 90%, il problema è individuare il 5%. È su questo che vi dovete focalizzare. Cioè, dice, ho trovato un risultato, bene, oh, guarda qua, 15, 14, 13 sono entrati. No, vai a guardare quei due, vai a guardare quei due, studia perché quei due non sono entrati. Cosa c'era in quelle due partite, in quelle due strisce di quote che ti potevano segnalare che quei due non sarebbero entrati? È chiaro? Quindi, una volta individuato la quota, la coppia di quota, la striscia di quota che ti può dare un determinato pronostico, devi poi capire e imparare e seguire quell'1% di volte che quella striscia, quel pronostico, cioè quella quota non si rivela vincente. Perché non si rivela? Ma non per semplicemente per non giocarla. Perché poi capita che tu, essendo un pronostico vincente, performante, ne trovi 20 nel palinsesto, li metto tutti e 20, e quell'unico ti fotte. Quell'unico ti fotte, che poi a volte diventa 2, diventa 3 su 20, ti sballa un po', i 5 diventano 8%, poi scende a 4%, poi 3%, poi 7% nel lungo del, perciò dico a lungo termine, e su un supporto molto valido di dati si va a considerare una determinata individuazione di quote performanti. Quindi, attenzione, e quindi ripeto, va studiato meglio dell'individuazione, va studiata la prevenzione della quota, cioè individuare quello che può fottere, ok? E scartarlo, essere in grado di scartarlo. Ok, quindi, insomma, bene, continuate a studiare, mi fa piacere che studiate, mi fa piacere che state applicando su quanto vi dico e che vuol dire che prendete in considerazione ogni singola parola che trasmetto in questi video. Quindi non è tempo perso. Dite, sai, ma tu, noi ti dobbiamo ringraziare per tutto quello che fai, gratis, senza chiedere un centesimo. Perché dovrei chiedere un centesimo? Perché dovrei... Io già ho lo store, voi già mi alimentate con lo store, spendete un sacco di soldi in file. Questo è il minimo che posso fare per voi. Altri si vendono file e prendono pure i soldi dal corso, ma facessero i corsi. Io non sono un corsista, non sono un professore, non sono un maestro, io sono un amico che per quel poco che sa, per quel poco che riesce a mettere in parole, perché sapete, molte cose sono ferme nel cervello ed è difficile riuscire a trovare le parole giuste per spiegarle. E allora molte volte si omettono, sai? Si dice, vabbè, poi me lo chiedono, come cavolo faccio a farglielo capire? Come cavolo faccio a farglielo a spiegarglielo? E quindi, però sono tutte cose che poi vi accorgerete che entreranno in voi. Continuando a studiare sulle quote, perché vi ripeto, lo dico da una vita e adesso mi rendo conto che
state cominciando a seguire le quote Parma. Le quote Parma, le quote Parma, lasciate queste statistiche, le quote Parma, perché vi ripeto, non perché le statistiche non servono, perché tutto quello che dicono le statistiche lo hanno già detto le quote. Praticamente le quote non sono altro che la rappresentazione numerica delle statistiche di ogni singolo evento. Non è un quotista o i compilatori di quote si mettono là e dicono: ah, questi gli do 2,20, a questi gli do 2,40, a questi gli do... perché per sfizio. È ovvio che viene elaborato tutto considerando gli overi, quello fuori casa, in casa, ultime 5 partite, ultime 8 partite. Tutto questo viene considerato, ma viene considerato in un secondo con i software della Sportradar e di altre società e di altri quotisti, mentre voi invece fate i file, no? Andate a copiare i dati, poi mettete i dati, poi fate questo, poi fate quell'altro, alla fine, per un parametro che qualcuno, tipo Boavita, si è inventato, voi pensate che quella sia è un parametro che ho trovato io, che ho inventato io, ma non è il parametro di valutazione effettivamente reale della partita o di quelle che sono tutte le partite dei palinsesti. Quindi sono sempre parametri di noi guru. Ah, quindi, chi meglio del quotista sa quella partita che cosa può dire? Perché poi ieri leggevo qualcuno che diceva: ma come fanno? Allora, come fanno i quotisti a sapere già tutto? E a indovinare sempre che quote. Non è detto che le quote vengono sempre indovinate dai quotisti, assolutamente. Perché tu guardi quella partita, due o tre partite, guardi, hai indovinato Cooper, hai indovinato. Se tu sei uscito dalla macchia, vuol dire che non hai indovinato. Cioè, gli ha dato una quota abbastanza alta, quindi insomma il book pagherà bei soldini per quella quota. È chiaro, quindi non è che mi sbagliano, ma non è che sono sbagli, sono forzature, forza. È ovvio che una partita Juve-Parma, tanto per dire, in casa, vabbè, e ti dà la Juve a 1,20, è ovvio che ti darà forza o Parma a 9,75. Troverai mai un buco, un sistema, un file, un qualunque cosa che ti dirà che la Juve perde con il Parma in casa e ti dà la Juve a 9,75 o Parma a 1,60? Non lo troverai mai, perché i dati statistici faranno sempre in modo tale che la Juve è super favorita. Poi succede l'inverosimile, no? O Parma vince e vince e paga il book, paga 9,75 e paga 9,75. Book non è che è tanto felice, il book è felice, paga 1,20, non è felice, paga 9,75. Quindi insomma, non pensate che i book sono queste organizzazioni, sai, sono delle aziende che il loro prodotto sono le quote, quindi insomma hanno attività, passività, gestioni e quant'altro, insomma, fanno parte del rischio anche per loro. Però il loro è un rischio calcolato, perché ci sta l'allibramento, perché ci stanno le coperture, perché ci sta il flusso di denaro che arriva dai giocatori a compensazione, e quindi un book si salva in un certo modo, si salva sempre. Però un 9,75 un book non lo fa piacere, lo fa, gli fa piacere pagare l'1 e più. Ok, quindi. Di che cosa parliamo oggi? Detto il fatto che bisogna studiare approfonditamente, andiamo oggi, guardando il palinsesto, forse vi farò qualche rivelazione importante, che fino a quando finisce nella testa dei boavidiani, dei cari boavidiani, dei veri boavidiani doc, certo che mi può far piacere se poi li aiuterà. Però so pure che questo video sarà visto dai colleghi, i quali poi da queste parole, ciao tu, ciao tu, ciao quell'altro, come sta? Tutto bene? Da queste parole poi faranno altri corsi, altre scuole, altri file, altre dirette, eh?
dirà, facevo, dicevo, ho individuato il numero uno al mondo. Ok. Allora, vi do un po' di materiale. Vediamo un po' che andiamo a vedere. Allora, intanto vediamo prima il trovatore di cui si è parlato, insomma, di questi giorni. Studiamo già dal trovatore perché il trovatore può aver dato certe partite, tipo che era qua il Parma, insomma, al 382. Vabbè, il Milan l'ha beccato, insomma, l'ha sbeccato. L'Entella a 3,30, se non mi sbaglio, pare che il Virtus Entella abbia vinto. Non voglio dire cavolate, fatemi aprire un attimo i risultati, che sono ieri, era ieri, ieri era 8, che era 8-8-8 al mondo. Allora, esatto, Pisa ha vinto e Entella 2-0 per l'Entella, e il trovatore ci ha dato 3,40 e ci ha dato pure l'over 1,5, beccato in pieno. Vabbè, poi che c'era? Questi qua che ha fatto qua, che ho visto che ha preso un po' di roba interessante, pure questo, il Spartak Mosca Rostov 3,36 l'ha beccato. Anderlecht Charleroi ha preso la doppia chance nel 75. Olympique, Esbjerg, sono tedesche, Esbjerg è Danimarca, che ha fatto qua? Sembra che l'ha presa, no? No, ha vinto il sono tedesche. Vabbè, quindi, vabbè. Ah, un Midtjylland, proprio Midtjylland a 2,10. Sporting Lisbona non penso, Portogallo non penso, Sporting Lisbona appena appena 1-0, ci poteva entrare il pareggino, qualche altra cosa pesante che ha preso, vediamo, a parte in un gol over che ha preso a quote alte, insomma, 3-0, perché mi pare c'era una partita che ha preso una quotona Under 3,34, mi pare che sta qua. Werder Brema Paderborn. Che ha fatto? Che ha fatto qua? Che ha fatto? E lui ancora si chiede, dice, ma come fa? Ma come fu trovatore? Che ha fatto Werder Brema? 0-1. Un under proprio 3,34. Under 3,34. Certo che mi fa piacere, no? Mi fa sorridere questa cosa, poi non lo so, ce ne stanno pure altri, insomma, l'ho visto, non mi ricordo, andare a vedere, perderemo un sacco di tempo per cercare che servette pure, guarda, non mi ricordo, aspettate un attimo, Zurich servette, servette 5-0, 2,99. Insomma, ma che vogliamo più da questo trovatore? C'era pure qualcuno qua, sì, nel Portogallo, pure qua giù in basso. Era un'altra cosa eclatante. Serbia, Serbia, Serbia. Chi era qua? Vozdovac. Vozdovac 2-1, eccolo qua, quest'altro qua 3,38. Vabbè, dici, ma come fa? Come fa? Come fa? Come fa? Abbiamo guardato solo i segni fissi, per quel tempo per over-under e non gol, lasciamo stare. Come fa? Come fa? E allora, ora vi voglio dare uno spuntino per quanto riguarda qualche quota e spiegarvi perché e come. Anzi, non ve lo spiego, spero che lo individuate voi. Allora, intanto voglio dirvi una cosa, questa ve la voglio dire. Il caffè
caffè mi è servito per pensare come ve la devo dire, se ve la devo dire. WhatsApp. Allora, quote sono fatte, parlo in termini molto semplici, sono fatte a scatti di 0,5, cioè significa 1,70, 1,75, 1,80, 1,85, 1,90, 1,95, 1,30, 1,35, 1,40, 1,45, 1,50, ok, scatti di 0,5. Poi, tra 1,40 e 1,45, cioè 1,41, 42, 43, 44, tra 1,45 e 1,50, cioè 1,46, 1,47, 1,48, 1,49 e 1,50. Le quote comprese tra i due limiti, cioè 1,40 e 1,45, tanto vuol dire 1,70 e 1,75, quindi da What's up? 1,73 e 1,72. Sono quote da studiare. Perché? What's up? Perché le quote definite sono quelle con lo scatto di 0,5. Quando le statistiche danno dei dati più o meno incerti, dei dati, cioè che quella partita in virtù di alcuni fattori può non avere quella determinata certezza dello 0,5, cioè dell'1,40 o 1,45, il sistema quotistico si posiziona nelle misure intermedie, cioè 1,43, 1,42, 1,44. Dice non è 1,45, ma è un 1,44 perché potrebbe verificarsi, è un 1,43 perché quello che potrebbe verificarsi ancora più così è 1,40, 1,40 è certo. Certo, sempre nella, come dire, nella stragrande maggioranza dei casi, cioè quella quota 1,40 può per il quotista, per il book, significa un 40% pagato nel 97% dei casi. Torniamo sempre a quel famoso fatto del 3%, ma che è tutta un'altra cosa. Quindi utilizza quella quota, dice, perché il quotista decide, dice, a me sta bene pagare sta partita 1,40, ok, una voglia pagare 1,43, una voglia pagare 1,44, perché 1,40 mi sa, né 1,45, perché 1,40 questa partita finisce così, sarà così dai dati statistici, e qui, ma perché dobbiamo pagare un 3% in più, un 4% in più? Quindi, si scatti di 5 sono importanti. Ora, tutto quello che rientra in questi scatti di 5 è da valutare. E valutare ovviamente se è il segno 1, che scatti di 5 vale per il segno 1, per il segno X e per il segno 2, e vedere in ognuno dei tre segni questo scatto di 5 come è stato considerato. Facciamo un esempio. Union Berlino Cologne, prendiamo la quota 2,17, che vedete è una quota fuori misura, diciamo così, va bene? 2,17, che non è né 2,15 né 2,20, è 2,17. Quindi già parte da una determinata indecisione della partita, in questo range di quote. Però 2,17 c'ha 3,30 e 3,49 accoppiato. E l'Union Berlino ha vinto 2,17, 3,30, 3,49. Ok? Benissimo. Poi abbiamo un altro 2,17. Quello là che ha individuato il trovatore. Allora qualcuno mi chiede, dice, ma perché il 2,17 qua non l'ha dato? Va bene. E questo 2,17 qua invece l'ha preso e addirittura mi ha centrato il pronostico del Rostov che ha vinto 3,36. Perché questa partita quota 2,17, 2,17, qua non me l'ha data e qua me l'ha data. Pure siamo vicini a 3,30, 3,20, 3,36, 3,49. Perché qua sì e qua no? Allora se tu qua hai messo, hai fatto accendere, hai detto al trovatore di accendersi
sul 3,36 ed ha indovinato. Perché qua non l'hai fatto accendere sul 2,17? Perché qui ne sono sicuro al 90%. Qui, in questo caso qua, va bene, ne sono sicuro al 50%. E allora dico al trovatore: questo qua non me lo dare, lascia stare, ma questo qua me lo dai. Ok? E se guardate le 6 quote, cioè le 3 di sopra e le 3 di sotto, aspettate, c'è qualche no, non ce ne sono più. Se guardate le 3 di sopra e le 3 di sotto, voi troverete la differenza. Sapete quel giochino? C'era sulla settimana di Luis, trova le differenze. C'è la differenza. C'è la differenza nella linea di quote, che fa sì che questa qua, qui l'ha presa solo over, e difatti male che è finita over, no? Che ha fatto? Uffa, allora, questo quando era 8, 8, Germania, no, è finita under, 2-0, quindi qua non l'ha beccato, non è 75, e di fatto ci sta nell'uno, che avrebbe dovuto, vabbè, ma dirlo può sembrare, vabbè. Vabbè, quindi ha dato l'over, l'ha sbagliato, però questa partita qua l'ha scartata, va bene? Tra l'altro, insomma, come dire, la considerazione dell'1x2 è una cosa, 1x2 doppia chance è nato, l'over under 1,5 è un altro, l'over under 2,5 è un altro, gol non gol è un'altra cosa. Quindi è facile che una partita venga scartata per quanto riguarda la quota. Nell'1x2 e viene invece considerata nell'over under dove ha altri parametri che non hanno nulla a che vedere con l'1x2. Vabbè, però io vi ripeto, partiamo da questo e vi dico che 2,17 andatela a guardare e capite perché c'è la differenza tra l'uno e l'altro e perché uno è stato scartato e perché l'altro no, ed è il risultato vincente. Eppure le due quote sono assolutamente simili. Mentre invece la quota dell'1 è proprio uguale. 2,17, 2,17, poi 3,23, 3,30, poi 3,49, 3,36, siamo lì. Benissimo. Questo trittico qua, andatelo a guardare, da questo capirete quasi il 90%. Se capite questo, è l'unico esempio che posso farvi in questo palinsesto. Ok, poi se ne trovate altri, cercatevi, insomma, questo palinsesto qua è pubblicato nella lista e quindi ve la potete riscaricare l'immagine, ve la studiate. Però da questa deduzione qua potrete capire il 90% del funzionamento del trovatore, di come fa il trovatore a beccare questi quotoni 3,34, insomma, quelli che abbiamo visto 3,36, ok? Il Parma 3,82, con Parma ha vinto, no? Tutti quanti Sampdoria, 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 e invece il trovatore ha detto Parma e Parma è stato 3,82. Benissimo, benissimo, benissimo. Poi a figurare Milan-Bologna 3-2, insomma, quindi non è detto poi tanto che questo 1,62 e questo 3,20 non potevano verificarsi. Però se l'1,80 dell'over 2,5 pure una bella vuota, no? Ok, lasciamo stare. Quindi ripeto, chi riesce a individuare il perché c'è la differenza tra Union Berlino e qual era l'altra? Spartak Mosca, che è 2,17, dove sta? Eccolo qua, Spartak Mosca, questo.
ha individuato, potrà già cominciare a capire come funziona il trovatore. Va buono? Benissimo. Poi, tornando a quello che diceva Simone, Simone, se anche guardi questo palinsesto qua, lì dove c'è lo scarto di un punto, come dici tu, perché mi pare che tu abbia detto che, anzi, lo guardo qua così non esce sul video, allora era in Telegram, andiamo ad aprire. Andiamo ad aprire. Allora Simone diceva, ecco, vedete qua c'è per esempio Paggio che dice: Enzo, buongiorno, una curiosità che ho sempre avuto, ma è difficile darsi una risposta. Come fanno i book a prevedere quello che succede in base alle quote che danno? Sembra che loro le partite l'hanno già viste prima. Rarissimamente sbaglio. Una cosa a cui non mi sono mai riuscito a dare una risposta precisa. Te l'ho data prima, Paggio, perché dove sta scritto che loro già sanno? Ti ripeto, qua il Parma lo vanno a pagare a 3,82, che altra volta c'è. L'Ajax l'altro giorno lo pagava 1,03, l'Ajax ha perso, insomma, pagando una quota, ma pare a 10, a 9,75, là, e mica lo fa piacere. Non è che non sbagliano mai, e comunque, non è che sbagliano mai, e purtroppo, forza così, l'ho detto prima, no? Riguardo alla Juve Parma e quant'altro. Aspettate un attimo perché voglio trovare questa cosa che ha detto Simone. Vediamo un po', voglio trovare proprio quella con precisione. Lui ha detto che stava studiando e aveva individuato queste situazioni. E però ripeto, darle per certe è un po' più sbagliato, perché non è proprio così. Anche se ti sono capitati un sacco di pronostici, gli ultimi uno, due palinsesti che sono andati in quel modo. Non è così. E anche in questo, se lo vai a vedere, hai le risposte, insomma, no? E qua l'hai segnalato. Allora, oh cavolo, andiamo, dove sta? Forse è meglio. Allora, quando uno X è sopra di 1, di un centesimo rispetto a 1-2, c'ha la doppia chance 1-2, si evidenzia la favorita. Ma quando due doppie chance sono uguali, evidenzia la sfavorita. Non è proprio così. Ora ti dimostro una cosa. Mi pare che sia, ecco qua, Pordenone e Crotone. 1,44, 1,44 sono uguali. 2,73, 2,73 sono uguali, la partita è finita 1-2, doppia chance 1-2, perché mi pare che il Crotone, il Pordenone abbia vinto. Pordenone ha vinto 1-0. Ok? È disfavorita, qua non ci sta nessuna delle due, no? E le quote sono uguali. Però uguali sono uguali, sono uguali le due esterne, cioè quella dell'1 e quella del 2. Perché a volte capita che sono uguali quella dell'1 e quella dell'x, o quella dell'x e quella del 2, e sono altri due casi. Ok? Quindi quando le due esterne sono uguali, succede una cosa. Quando l'1 e l'x sono uguali, cioè doppia chance 1x e doppia chance 1-2 sono uguali, succede un'altra cosa. Quando l'1-2 doppia chance e l'x2 doppia chance sono uguali, succede un'altra cosa. Quindi non è sempre detto che quando sono uguali la sfavorita e cose. In questo caso qua, ora andiamo a vedere anche un altro caso che mi pare aver individuato. Aspettate un attimo, vi faccio vedere un'altra cosa. Andiamo a vedere, vicino ai centesimi di differenza, come dice Simone, in alcuni casi si è verificato quello che dice, ma in altri casi no. Troviamo qualcuno dove c'è lo scarto di ecco qua, vedete qua per esempio le due quote sono uguali ma sono l'1 e l'x, cioè l'1x e l'1,2, non sono le due esterne, va bene? E in questo caso qua si è verificato, mi pare l'1,
che era qua, il 2, vedete, David Vienna, Austria Vienna, ma guarda che hanno pareggiato, che hanno fatto. Hanno pareggiato 2-2, ok? Quindi hanno pareggiato 2-2, la favorita 1,77, ok? Quindi, voglio dire, non è, in questo caso qua non si è verificato come le due quote là uguali, in cui è uscito la doppia chance 1-2, qua è uscita la doppia chance 1x o x2, perché hanno pareggiato 1,27, 1,27, chi è? Open o stand? Belgio. Allora, la prima ha pareggiato, la seconda è under 1-0, è uscita a favore della favorita e le due quote sono uguali, ok? Quindi non è quando le quote sono uguali è a favore della sfavorita, non è così, ma quando due doppie chance sono uguali evidenzia la sfavorita, non è così. Quindi diamo campo, studiamo di più e vediamo, lo faccio vedere un'altra cosa. 1,21, 1,22, scarto di un punto. Qua mi pare che sia stato rispettato. Thun Sangallen, va bene. Thun Sangallen in Svizzera. Questo è stato rispettato. Thun Sangallen, Sangallo 4-1. Però in effetti lo dice anche la stessa quota qua. Vabbè, che tra l'altro anche qua vedete è 1,77, non è né 75 e né 80. Però anche in questo caso qua c'è qualcosa che indica che questo scarto qua di sottorange è, come dire, è tendente al segno favorito. Se una di queste due quote qua fosse stata diversa, accoppiata a questo 1,77, probabilmente avrebbe significato invece che 1,77 non era vincente. A Russo Linkby 1,48, questo è un altro fuori quota. Andiamo a vedere, lo faccio vedere una cosa, che è questo Danimarca. Danimarca, Danimarca, Danimarca. A Russo Linkby è uscito X, 1,48 è uscito X. E anche in questo caso le quote lo dicono, ma con mezzo che dicono, le quote 35 lo dicono, però siccome io sapete nel trovatore non metto la X come pronostico, però nonostante tutto, però le quote lo dicono che c'era una potenzialità che questo segno favorito, 1,48, super favorito, no? Non poteva vincere, non a caso poi è un sottorange, no? Tra 1,45 e 1,50. E non ha vinto. Baser sì o no, Baser ha vinto. 1,32. Che poi, eventualmente sarà per una... per un prossimo video, all'interno di questi sottorange c'è ancora un'altra che poi scoprirete studiando, oppure con il Planet Sud c'è ancora un'altra, come dire, valutazione, cioè per esempio 1,31, 1,33 hanno una determinata attendibilità e performance. 1,32, 1,34 hanno un'altra performance. Vabbè, fermo restando che i capisaldi sono 1,30, 1,35. Volevo vedere qua se c'è 1,29, 1,28, scarto di 1. Midland era questa quasi quella là che confermavano, 29 e 28 confermato, però è un caso, due, tre casi, ma non è la norma. Varzim Corviglia 1,43, 1,41 è più o meno simile, vabbè, di molto rispetto alla doppia chance
vediamo che cosa Balsimo, no, che Mafra e Sorillo, Mafra e Sorillo, che hanno fatto su Mafra e Sorillo, andiamo a vedere, è uscito 1-2, 3-1 del Mafra, quindi 2,68, 1,43, 1,41, è uscita la quota più alta. Però vedete, queste tre quote qua hanno un'altra cosa che ha fatto sì che 2,68 il trovatore segnalasse. Vedete, queste qua hanno una particolarità che ovviamente associata a questa, perché potete trovare altri casi che hanno queste tre quote qua con questa caratteristica, ma queste tre qua non corrispondono a sostegno e quindi il trovatore li scarta. Però quando queste tre qua hanno sta conformazione in questo modo qua e nell'1x2 ci sono altre cose che sostengono, e allora viene fuori il trovatore, li accende e risulta poi vincente. Vabbè, tra l'altro pure lo vedo, ma fra 3 a 1 lo vedo 1 e mezzo, vabbè. Quindi anche in questo caso qua, pure se fosse stato il 43-1-43, 1-41-1-41, era preponderante giocare la doppia chance 1-2, perché per me quando i due esterni, quindi l'1x e x2, sono uguali o 1-2 decimali massimo di scarto, come in questo caso qua, 41-43, o era 41-42 o 41-41, ebbene puntare la doppia chance 1-2 per chi gioca la doppia chance. Va bene, quando i due esterni, i Planet, Wind, 365, sono uguali. Vediamo se ne troviamo qualcun altro che può confermare quanto stiamo dicendo. Vedete, già questo, che se 1,39, 1,43 non è la stessa cosa. Vediamo se c'è qualche altra cosa che ci può indurre a, anche in un punto solo, che ci sta niente. Questo l'abbiamo già visto, su Rick Servetto. 1,27, 1,27 l'abbiamo già visto. 1,22, 1,22 l'abbiamo già visto. 1,44, 1,49 non è da prendere in considerazione, perché sono 5 centesimi di scarto. Poi lasciate stare quello che succede, quello che viene fuori. Che hanno fatto gli Slavs? Chi era? Magdeburg Admira. Ha vinto l'Admira. Vabbè, però non l'ha segnalata. Perché non l'ha segnalata? La dà la quota più la doppia chance, e qua invece non la doppia chance. Perché, come vedete, sono tre quote che non rientrano in determinati parametri, però i tre del segno 1x2 sì, e quindi lui dà uno, quello che vi dicevo prima, 1x2 è una cosa, doppia chance è un'altra cosa, non sono collegate tra di loro. Quindi lui considera che qua c'è la possibilità che ci sia la macchia, qua è uno stato di indecisione, qua dice lascia stare, non mi importa. Ma qui c'è il 2, perché non mi dai l'x2? Non lo voglierà. Il 2 e 2, le doppie chance sono tutta un'altra cosa. E non l'ha dato. Sono curioso di vedere che ha fatto su Saragozza. Saragozza. Deportivo La Corunia, Real Saragozza 1-3, eppure questo l'ha preso, quota 3, 1,54, 1,32 era 1, gol e gol 1,80, ma che da fa chi sto trovatore, che deve fare chi sto trovatore. E invece in questo caso qua, ora vi faccio di un'altra cosa, vedete queste tre qua, 1,35, 1,31, 1,54, l'altra che era, che abbiamo detto non ha dato. Qual era? Che non ha dato sia qua, che non l'ha dato nonostante il Midi di Landa abbia vinto, un'altra che abbiamo visto che non ha dato, non l'abbiamo, eccola qua, 2,66 dell'Admira, però 1,44, 1,28, 1,49 non l'ha pronosticato, mentre invece qua ci ha dato il 3 più la doppia chance che è entrata. Dice, perché questa sì? E questa no, Admira, guardatele, trovate le differenze,
e capirete. Ok? Quindi, ora per esempio andiamo a vedere, e poi finiamo per oggi, insomma il palinsesto di oggi, vediamo se c'è qualcosa che possiamo fare insieme e capire. Tanto più o meno. Allora, vediamo questa partita Perugia-Cosenza. 2-17, già abbiamo detto che ok, manca a farlo apposta. 2-17-2-90. Qua che era? 2-17 oltre 3, mi pare. 2-17-3-30 e 2-17-3-20. Quindi qua già è un altro caso in cui invece abbiamo, vedete, la X che è sotto quota 3. E qua abbiamo 3,93. Doppia chance, 1,24, 1,39, 1,66, tutte fuori. Allora, over e gol non sono favoriti. 1,62, 1,80 sono favoriti. Lo dice anche l'over che è 1,34. Come la leggiamo sta partita? Qua abbiamo un altro fuori range, vedete, 3,93, l'unico in range è il 2,90. Qua abbiamo il 3,93 e 2,17. Questo qua dovrebbe fare come l'Union Berlino, però non mi convince tanto questo fatto che 2 sotto 3. Non ho a mente la statistica 2-17 accoppiato a meno 3 della X. Però, stando ad altre considerazioni che vedo qui nella striscia, dovrebbe confermare il 2-17 come Union Berlino. Non a caso è stato pure under, quindi qua è under considerata la partita. Però dalle quote, io la vedo più come over. La vedo più come over. La vedo più come over. Vabbè, vediamo se c'è qualche altra cosa sulla quale possiamo discutere. Vedete che se un altro 1,99 è un altro fuori range, ma pure il 3,47 è fuori range. Come finirà sta partita? L'Arsenal, questa Arsenal. Over, gol, è tutto scritto. Dovrebbe essere over la partita. Questo è un altro fuori range, nel 56, Stoccarda Norimberga, però abbiamo la X nel range, e 5,30 nel range. 1,13, 1,20, 2,32, 1,11, 1,11. L'over più basso del gol è gol. L'over più basso del gol è gol. E l'over 1,5, 1,11. Questo è un 2,20 secco, questo è un fuori range 3,06, 3,45 nel range, questo dura 1,34.
Poi, riguardo alle incoerenze, mi diceva ieri un altro amico, Carlo, dicendo, però io non mi spiego perché quando è un 80, un 90, una cosa del genere, quote, non mi ricordo perfettamente le quote. Voglio dire, le incoerenze sì, però partono sempre, cioè quando le due quote, nonostante ci sia l'incoerenza, ma le due quote over-under sono sotto quota 2. Un tipo di incoerenza un po' più a rischio, va bene? Quindi fate attenzione, quando le due quote, over e under, 2,5, sono sotto quota, quindi 1,90 e 1,80, cioè 1,90 over, 1,80 under e poi 1,70 con le call e 2,03 il non call, va bene? Però sono sotto quota 2 le due quote, over under, tenetele d'occhio in un modo diverso. L'incoerenza, proprio incoerenza forte, è quando l'over supera quota 2. Ok? Questo è un 85, un 85, un'altra coppia di gemelli che pure vanno studiati, come già stiamo studiando, insomma, un 85, un 87, un 87, un 80, un 82, un 82 vanno studiati, perché queste qua sono interessanti. Tanto 3,45 4,45 poi dice vabbè però insomma c'è loro però guardate che tutti e tre sono nel range il range dei perni dice delle quote perno ok quindi quando sono così la partita può dire tanto la partita può dire tanto non è tanto scontata voglio dire. Cinque 3,30 nel perno, 2,91 fuori perno. Doppie chance non abbiamo trovate 1,43, 1,45. Abbiamo i due decimali. Quindi qua dovrebbe essere 1,2 doppia chance, 1,28. Però io sono sicuro che l'Odense dovrebbe vincere questa partita. E c'è un motivo. Per cui lo dico guardando queste quote. L'Odense dovrebbe vincere la partita. La doppia chance dovrebbe essere 1-2. Qualche altra cosa. Questo è 1,41 con un 7,25. O Locomotivo Plovdiv vincerà, stravincerà, però io per esempio in una partita se gioca 1,40 questa qua non la gioco, ok? Ma allora mi gioco l'1x a 2,55? No, assolutamente. Vabbè, la scarto. Le partite indecise, le partite che non si giocano contro, si scartano. Perché lo scopo di studiare, lo scopo di analizzare i palinsesti è quello di trovare le 3, 4, 5 partite e quando non ci sono si passa alla gioia. Io gestisco i conti di alcuni clienti, qualcuno lo potrà dire. Ieri, per esempio, il palinsesto di ieri, io non ho trovato nessun, tutto il palinsesto, io non ho trovato nessun punto di riferimento da giocare che mi permettesse di creare scommesse, bollette. Che mi servivano per le progressioni e per la gestione dei conti dei clienti. Non le ho fatte. Non le ho fatte. Ok, vado avanti. Salto il giorno perché ricordate, ogni scommessa, anche in una progressione, ogni scommessa non fatta è una vittoria sicura. È una vittoria, è una vincita sicura. Perché quando mai non avete perso. Ok, quindi. Meglio saltare la giornata, meglio saltare lo step, anziché dire, vabbè, non c'è questo, non c'è quello, non c'è quell'altro, non c'è quell'altro. Ma sai che c'è di nuovo? Come faccio questa doppia chance qua? Come faccio su gol e gol a 1,55? Poi mi faccio sto 1,56 e quindi succede che poi si perde. Vabbè, succede che si sballa tutto e succede che si esce fuori dal binario. Delle regole proprie del proprio modo di fare betting, del proprio modo di giocare. Sì,
saltate le giornate, saltate gli step, evitate. Va bene. Ok, io mi devo fermare qui. Non penso ci sia altro, gli ho dato parecchi spunti e parecchie informazioni. Poi sicuramente dopo questo video ne riparleremo, approfondiremo e ci saranno altri video ancora che riguarderanno questi argomenti. Un abbraccio a tutti quanti e ci sentiamo al più presto.